Good morning Genova, benvenuti alle ricette veloci per bambini vivaci. Oggi abbiamo una ricetta che, vabbè, dipende un po' dalla pasta che userete, si può usare qualsiasi tipo di pasta ovviamente, durerà dai... è il tempo della cottura della pasta praticamente. Poi abbiamo dei tagliolini, cottura 3 minuti, olio extravergine e robiola. Robiola, vabbè, si possono usare tutti i formaggi che volete. La robiola a me piace particolarmente perché ha un po' di, c'è un po' di, ha un po' di acidità e è molto buona con la pasta. Quindi andiamo a vedere come si fa questa ricetta. Allora, saliamo la pasta. Non so, magari non lo sapete fare, vi faccio vedere, si fa così. Mettiamo la pasta, contiamo 3 minuti da adesso, ok? Mentre la pasta cuoce, mettiamo la robiola dentro al piatto che useremo poi per servire. Vedete, la mettiamo qua, la lasciamo un po' qua, così basta e avanza. Ci sono anche le robiole aromatizzate, quindi potete fare un po' quello che volete voi. Poco fa ho detto potete usare qualsiasi tipo di formaggio, ovviamente che sia morbido o cremoso. Ok, una volta pronta la pasta la scoliamo e se rimane un po' d'acqua di cottura fa anche molto piacere. Ok, quindi la scoliamo così, con acqua di cottura, un pochettino, non tantissimo, ma un po'. E iniziamo a mantecare, diciamo, ok? Mantecchiamo. Il formaggio si scioglie piano piano, ok? Il formaggio si scioglie così, piano piano. Guardate che bella cremina, ok? Mettiamo un filo d'olio se vogliamo, io ce lo metto perché mi piace, è un olio buono, ok? Un filo d'olio, una grattata di parmigiano, ecco così, una pasta molto molto semplice e velocissima per i bambini, ragazzi. Buon appetito! Guardate che bello! Alla prossima, ragazzi!